Siamo lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la festa dei santi martiri innocenti. Siamo ancora nell'ottava di Natale. Questa è una festa che contiene tantissimi insegnamenti, per cui spero di essere breve. Questa è un'omelia feriale, anche se nell'ottava di Natale, ma vorrei sintetizzare veramente le moltissime cose che possiamo e dobbiamo portarci a casa da questa celebrazione. Sappiamo i fatti, più o meno tutti quanti, li abbiamo sentiti nel Vangelo. Erode, informato dai suoi che era nato questo Messia, questo re di Israele, si ingelosisce e tende una trappola ai magi, dice: dimmi dove sta, che così vengo a adorarlo pure io. E voleva fare ben altro. I magi sono avvertiti in sogno di non tornare da Erode. San Giuseppe è avvertito in sogno di scappare. Erode si avvelena e fa una strage. Vedete, dei bambini dai 2 anni in giù. Questo ci fa capire che la visita dei magi, noi pensiamo che è avvenuta qualche giorno dopo la nascita di Gesù, ma non è così. Sicuramente è avvenuta forse un annetto dopo. C'è stato un periodo in cui sicuramente la Sacra Famiglia ha stanziato dalle parti di Betlemme e Gerusalemme, sicuramente. Quindi, perché altrimenti non avrebbe senso da 2 anni in giù, faceva da 2 mesi in giù, no? Capite? Non c'è senso. È una tragedia, è il compimento tra l'altro di una profezia, come abbiamo sentito, dell'Antico Testamento. Un grido si ode in Rama, Rachele piange i suoi figli. Questi bambini, ad alcune testimonianze, pare che siano stati intorno ai 300 ragazzini, e quindi non è stata una cosa così, è stata veramente una carneficina di sangue innocente, di bambini neonati. Una tragedia, quindi. Ricordate l'omelia del giorno di Natale? Questo è quello che è accaduto. Ma cosa è successo? Dobbiamo fare sempre queste domande. Quell'omelia è importante, non perché l'ho fatta io, ma i concetti, diciamo, in esse espressi. Allora, Giovanni ci ha detto nella prima lettura, San Giovanni: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Quindi proviamo con la luce del Signore a decodificare che è successo. Allora, noi sappiamo che chi è nato era il Figlio di Dio. La redenzione è la più grande opera compiuta dal Signore, Quindi dopo la creazione, le opere di Dio fuori della Santissima Trinità sono 3: la creazione, la redenzione e la santificazione. Non ha fatto altro fuori da sé. Poi c'è tutto quanto quel molto che fa dentro di sé e che lo conosceremo in paradiso. Quindi questa è un'opera di Dio per antonomasia. Allora, primo insegnamento: appena Dio scende in campo che fa qualcosa, si muove anche il nemico, sempre. Quindi che succeda qualche finimondo è segno che quella è un'opera che viene da Dio, perché appena compare Dio, compare subito il diavolo. La Madonna anche in tante apparizioni ha detto: appena io scendo in campo, subito viene in campo il diavolo e cerca di guastare le feste. Questa è la prima cosa. La seconda cosa: se tutti fanno quello che Dio vuole, il diavolo le feste non le guasta, non ci riesce. Fa guai, ma non guasta le feste. Allora, in questo caso, vedete che ci sono delle volte che Dio, anche a noi, ci risparmia delle cose, quindi interviene Lui direttamente, senza che nessuno sappia niente. Quando saremo morti, vedremo tante grazie, tanti pericoli da cui Dio ci ha preservato, che non sappiamo neanche di correre. È intervenuto Lui, noi non sapevamo né di essere in pericolo, né che siamo stati salvati, lo sapremo dopo. Ma altre volte, questo è un caso, il nostro caso è questo, Dio avverte, quindi interviene, ma la salvezza richiede la collaborazione degli uomini. Cioè, se i magi avessero fatto di testa loro, andavano da loro, succedeva il finimondo. Se San Giuseppe non partiva immediatamente, avete visto, va l'angelo, non fanno neanche in tempo a svegliarsi, già sono partiti, succedeva il finimondo. Quindi Dio interviene e o ci pensa Lui o ci pensa Lui con la nostra collaborazione. In questo secondo caso, attenzione a fare bene quello che Dio vuole, a non fare stupidaggini. Quindi questa è l'altra seconda grande verità. Terza grande verità è che sì, dei guai comunque succedono. Qui sono morti dei ragazzini. Questa, evidentemente, agli occhi umani appare una tragedia pazzesca, brutta. La classica cosa che dice: ma può Dio permettere una cosa di questo genere? La domanda che si pone l'umana volontà, che non capisce i disegni di Dio. Oh, ma questi ragazzini, quello che hanno vissuto è stato predisposto dal Signore. Questi hanno una gloria immensa in cielo e quel martirio era necessario. Quindi capite, pur attraverso una serie di eventi, è chiaro che Dio non vuole che Erode faccia la strage, d'accordo? Ma una volta che quella è stata compiuta per divina permissione, anche da quella cosa sa trarre strumento di santificazione. Certo, dice,
Vaglielo a dire alle mamme di quei ragazzini, è chiaro che umanamente è comprensibile, cioè alcuni disegni del Signore sono molto oscuri e passano anche per vie molto molto dolorose, ma anche quando sembra dilagare il male, noi non dobbiamo mai perdere la fede assoluta che Dio sta operando e sta volgendo tutto al bene. Capite quanto importanti e quanto belli sono gli insegnamenti di questa pur drammatica festa. Ecco, i padri della Chiesa dicevano che il martire e l'innocente attraverso questi bambini, come dire, ha prefigurato quello che lui doveva essere. Gesù era l'innocente che avrebbe versato il suo sangue. Gli unici che sono innocenti in questo mondo sono i bambini, e dice quel sangue ha preparato, come dire, ha fatto un tappeto regale. Sapete che i padri della Chiesa erano capaci di fare poesia anche sulle tragedie, basta leggere gli atti dei martiri, no? Cioè non si fermano sulla drammaticità dell'evento, ma lo leggono in chiave spirituale, quindi con l'occhio rivolto al paradiso. È chiaro che con l'occhio rivolto al paradiso, per il martire, il giorno del martirio è il giorno più bello della vita, è il giorno della gloria, è il giorno del trionfo. Umanamente parlando le cose non stanno così, ma dall'altra parte le cose si vedono in un altro modo. Ecco, quindi con queste cose ci portiamo nel cuore questi insegnamenti, rimanendo sempre nella luce di Dio e chiedendo sempre a Lui la grazia anche nelle circostanze più ordinarie della nostra vita e nei tempi che stiamo vivendo, di saper sempre discernere tra quello che accade e quello che in realtà sta succedendo, che è sempre guidato dalla provvidente, anche se molto spesso misteriosa, mano di Dio. Siamo lodati Gesù e Maria.